Il tema della lezione di oggi riprende i cenni sulla narrativa del dopoguerra che abbiamo già avuto modo di proporre precedentemente. Non torneremo sul clima culturale e sui movimenti letterari che hanno caratterizzato la seconda metà del secolo scorso, prolungandosi in qualche caso anche fino ai nostri giorni. Riprenderemo però per sommi capi alcune delle coordinate che consentono di collocare meglio alcuni degli autori a cui dedicheremo oggi la nostra attenzione, riservando invece a una lezione successiva un approfondimento relativo alle figure di Pasolini, di Cesare Pavese e di Carlo Emilio Gadda, che sono obiettivamente personalità piuttosto anomale e difficilmente inquadrabili in una classificazione di tipo convenzionale. Naturalmente si tratta di scelte del tutto opinabili e selettive che si rimandano a una grande pluralità di voci e a un grande mosaico di personalità di cui non c'è né il tempo né la necessità all'interno di un programma scolastico di dedicare l'attenzione che pure meriterebbero per il loro valore. E partiamo dalle origini della letteratura che segue all'età del fascismo. È una letteratura, una narrativa ispirata dall'entusiasmo della liberazione, dalle grandi attese che si manifestarono nel clima della Costituente, della ritrovata democrazia, della ricostruzione dell'Italia che si avviava nel corso di quegli anni, ma il filone neorealista, cioè la prima delle correnti che possiamo individuare nella seconda metà del secolo scorso, ha delle radici più antiche, meno recenti. Alcuni autori si erano esercitati nella descrizione di precisi contesti, quelli di un'Italia meridionale in gran parte sconosciuta all'opinione pubblica del centro-nord, al mondo intellettuale. Sono Ignazio Silone, l'autore di Fontamara, sono Corrado Alvaro, l'autore di Gente di Aspromonte, personalità che avevano subito la condanna al confino da parte del fascismo e che avevano approfittato, così come un altro pittore e scrittore, Carlo Levi, di quella esperienza per entrare in un mondo che seppero descrivere con grande efficacia. Tuttavia il neorealismo decollò, per così dire, negli anni dell'immediato dopoguerra e trasse la sua ispirazione principalmente dalla idea che fosse necessario per la letteratura diventare uno strumento di mobilitazione civile, persino di impegno politico. Gli intellettuali del tempo avevano ben chiara la necessità di fuoriuscire dagli schemi dell'epoca precedente, dal lirismo, dal soggettivismo che aveva caratterizzato le opere dell'epoca precedente, dal decadentismo, dalla ricerca di una purezza formale che privilegiava la forma sul contenuto delle opere narrative. E scelsero invece la strada di una testimonianza diretta del mondo in cui vivevano e in particolare della condizione in cui si venivano a trovare le masse popolari. Si inquadra in questo clima l'opera di grandi scrittori come Vittorini, come Pratolini, come lo stesso Moravia, a cui dedicheremo poi qualche cenno, come tanti altri che vissero quel periodo animati da un grande entusiasmo e da una fiducia che fosse possibile finalmente fondare anche in Italia una letteratura nazional popolare, seguendo le indicazioni che venivano soprattutto dai Quaderni del carcere di Antonio Gramsci, un'opera scritta durante la prigionia durata dal 1926
al 1937, in cui si affrontava il nodo della estraneità degli intellettuali della cultura italiana rispetto alla condizione delle masse, agli interessi, alle aspirazioni e ai sentimenti del popolo, e si indicava al tempo stesso la necessità di caratterizzare in questo modo la specificità della cultura nazionale nel nostro paese. In un certo senso queste opere subivano anche l'influenza di un grande filosofo e critico ungherese, Gheorghi Lukács, che aveva definito le coordinate di un nuovo realismo, che a differenza di quello che, come quello ottocentesco, sapesse immergersi nella realtà concreta dei processi sociali, ma che a differenza di quello ottocentesco non si limitasse in qualche modo a fotografare la realtà così com'era, ma indicasse anche la necessità, sia pure in modo indiretto, di operare una trasformazione dell'ordinamento sociale esistente. Di questa stagione non sono rimasti, secondo molti critici, grandi capolavori, e forse è vero che a dare il meglio di sé di questa cultura, più che i romanzi, sono stati i prodotti cinematografici, grandi film di registi come Luchino Visconti, come De Sica, come Pietro Germi e come Zavattini, altri ancora che seppero interpretare con leggerezza i temi propri del neorealismo. Mi viene in mente un film emblematico da questo punto di vista, Miracolo a Milano, che si conclude con la scena dei netturbini, degli emarginati, che inforcando le loro scope volano sopra il Duomo di Milano. Perché la letteratura neorealista in effetti peccò di un eccessivo mimetismo rispetto alla realtà, non seppe spesso esercitare un atteggiamento critico nei confronti di quel popolo che veniva facilmente elogiato, che veniva considerato come una sorta di modello, ignorando le contraddizioni che pure caratterizzavano le masse popolari del nostro paese, e anche le tecniche narrative non seppero esprimere quel contenuto di novità che invece talvolta si può trovare nelle opere cinematografiche. E questo rappresenta in fondo una contraddizione del neorealismo, perché una delle fonti di ispirazione, oltre a quelle già citate, fu certamente la letteratura americana, quella che aveva visto figure come Hemingway, come Dos Passos, come Fitzgerald, come Hemingway, interpretare in un modo diverso la narrazione, inventare nuove tecniche narrative più fresche, più vivaci. Oggi, se noi confrontiamo le opere scritte allora dagli autori italiani con quei capolavori della letteratura americana, ci rendiamo conto che c'è una grande differenza qualitativa, c'è una maggiore freschezza nelle opere di quegli autori americani, che furono scoperti e tradotti, peraltro, dai collaboratori della casa editrice Einaudi di Torino, che rappresentò allora un'avanguardia per la curiosità, per le novità che seppe introdurre nella letteratura italiana. E molte di quelle opere di quegli autori americani furono proprio tradotte da Vittorini o da Pavese, che non ne seppero però cogliere fino in fondo lo spirito innovativo. E quindi il neorealismo finì a poco, anzi abbastanza rapidamente, per esaurirsi e per lasciare lo spazio ad altre sensibilità, ad esempio a una capacità, o quantomeno a uno sforzo, per interpretare non più attraverso dei racconti bozzettistici che utilizzavano il dialetto, che in fondo esprimevano una certa nostalgia per il passato, di interpretare la realtà in questo modo, ma quella letteratura mise invece l'accento sulla descrizione
della nuova civiltà industriale, con i libri di Paolo Volponi, con i libri di Ottiero Ottieri, con i libri di Goffredo Parise, con il racconto un po' strampalato di Luciano Mastronardi, di una realtà produttiva vivace e sconosciuta allora, come era quella dei piccoli produttori di scarpe della zona di Vigevano, della Lomellina. Quelle opere si accompagnarono anche ad altri romanzi, scritti soprattutto da donne che esprimevano una sensibilità diversa, Natalia Ginzburg, per esempio, l'autrice del Lessico familiare, oppure Maria Luisa Ortese, o la stessa moglie di Moravia, Elsa Morante, che seppero introdurre nella nostra letteratura un punto di vista diverso che raccontava la realtà a partire spesso da esperienze familiari, da vicende intime. Era un modo per superare lo schematismo, anche ideologico, del neorealismo. Così come si diffuse, soprattutto negli anni 60, una letteratura considerata da alcuni come scarsamente impegnata. Era una letteratura che portò anche alla realizzazione di successi da parte di vendita, che ottenne anche attraverso le riduzioni cinematografiche una vasta eco. Pensiamo alla ragazza di Bube di Cassola, che raccontava una vicenda ambientata negli anni della Resistenza, ma la interpretava in una chiave romantica, sentimentalistica. Oppure al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che racconta anch'essa una storia legata a un momento preciso della vicenda italiana, cioè la spedizione dei Mille, ma trova uno sviluppo diverso da quello della letteratura dell'impegno, anzi, in un certo senso ci lascia un messaggio nichilistico, un pessimismo che non ammette nessun impegno per il riscatto del sud d'Italia. Così come la critica fu severa nei confronti di un'altra opera che ebbe una fortunata edizione cinematografica, Il giardino dei Finzi Contini, anche in questo caso, forse un po' ingiustamente, quell'opera venne accusata di raccontare sì la vicenda di una famiglia di ebrei perseguitata, quella dei Finzi Contini, nella Ferrara di Bassani, che scrisse anche una raccolta di racconti, le storie ferraresi, ambientata in quella città e in quella situazione. Ma raccontava quella storia anche in questo caso, interpretandola più attraverso la chiave del rapporto intimo, personale tra i protagonisti che non come una tragedia, come una vicenda di carattere storico. Allora, a queste contestazioni e a quella che alcuni consideravano una deriva, tentò di dare una risposta alla cosiddetta neoavanguardia, cioè un orientamento che tendeva a mettere in discussione in modo anche provocatorio gli schemi tradizionali, quantomeno la direzione verso la quale stava andando la produzione letteraria nel nostro paese. E lo faceva però non, a differenza delle avanguardie dei decenni precedenti, limitandosi a una destrutturazione, ad una contestazione anche scherzosa, parodistica, di ciò che era stato scritto in precedenza, ma inserendo in quella operazione contenuti messaggi di carattere politico anche molto forte. Il nucleo portante della neoavanguardia è considerato il cosiddetto Gruppo 63 e gli autori che vi fanno riferimento, gli autori di romanzi e di saggi, furono soprattutto Giorgio Manganelli, Alberto Albasino, che è morto proprio recentemente, Edoardo Sanguinetti. Si tratta di una corrente
che tuttavia comprendeva autori più interessati come Manganelli o come Arbasino a proporre giochi linguistici e ricostruzioni narrative svincolate da una precisa, da un quadro di riferimento ideologico, e altri che invece inserivano elementi fortemente ideologici, come Sanguinetti, ad esempio, come Nanni Balestrini, inserivano in questa operazione, diciamo, elementi ideologici che provenivano dalla cultura marxista, oltre che dalla psicanalisi. E quindi concepivano quella operazione intellettuale come un'operazione che avesse anche un contenuto, uno scopo di carattere politico. Anche l'esperienza dell'avanguardia, come spesso accade, si esaurì dopo aver vissuto una divaricazione attorno al 1968-69, quando le lotte studentesche e quelle operaie portarono appunto alcuni a schierarsi più apertamente sul piano dell'impegno politico, anche dell'impegno politico diretto, personale, come nel caso di Sanguinetti, e altri che invece scelsero loro isolamento, per così dire, da quelle dinamiche. L'ultimo filone che la critica propone alla nostra attenzione è quello del cosiddetto postmoderno. Ora, abbiamo già accennato al significato di questa espressione, che nasce dall'idea che si sia esaurita una fase storica, una lunga vicenda culturale che aveva avuto la sua origine con l'avvento della modernità, quindi addirittura del 600, che si era consumata nel corso del periodo in cui aveva dominato la civiltà industriale in Occidente. E ciò che si poteva fare in assenza di una definizione positiva di ciò che sarebbe venuto, che era accaduto dopo l'esaurimento della modernità, era appunto quello di parlare di un postmoderno. Era cioè la consapevolezza di trovarsi in un territorio ancora indefinito e indefinibile, in cui era possibile, utile, interessante dare vita a una letteratura che fosse fatta di citazioni, di recuperi, di frammenti del passato, senza che vi fosse la possibilità di organizzarli in un quadro teorico, nuovo. Tuttavia, questa fu una stagione, possiamo dire è una stagione, che ha prodotto opere importanti. La Diceria dell'Untore, le opere di Sebastiano Vassalli, Il nome della rosa di Umberto Eco, in cui si fondono elementi diversi della cultura del passato e vengono anche mescolati generi, come nel caso del nome della rosa, che si può considerare persino un romanzo giallo, con l'effetto di riportare alla luce frammenti di un passato, di una modernità, che adesso viene letta in modo critico e anche in fondo con una ispirazione di tipo ironica, parodistica. Poi c'è una letteratura più recente che è fatta molto spesso di opere che risentono fortemente del dato anagrafico dei loro autori, che si occupano della condizione dei giovani. Sono le opere di Pier Vittorio Tondelli, di Andrea De Carlo, di Aldo Busi, di Alessandro Baricco, che ha avuto un grande, le cui opere hanno avuto una grande diffusione, di Eri De Luca, di Nicolò Maniti, di Andrea Pinkez, opere che hanno portato alla luce una nuova generazione, appunto, di scrittori il cui racconto è spesso caratterizzato dall'uso di gerghi giovanili e da una certa crudezza nella proposta dei contenuti. Il tutto sta all'interno però di una forte
discussione su che cosa possa essere oggi la narrativa, su cosa possa essere i romanzi in un'epoca in cui le forme della comunicazione sono fortemente cambiate. E a volte questa letteratura torna ad essere una letteratura di denuncia. Pensiamo alle opere di Roberto Saviano, altre volte vive di una ispirazione che recupera elementi di carattere lirico, intimistico. Pensiamo alle storie di Elena Ferrante, ad esempio, una scrittrice che ha avuto e sta avendo molto successo sia per la vendita dei suoi romanzi, sia per la riproposizione che è stata fatta dalla televisione, delle varie parti del racconto, che prende le mosse da un libro che si intitola L'amica geniale. Quindi siamo di fronte a un panorama molto composito e piuttosto complesso, senza che ci sia oggi la prevalenza di una precisa ispirazione, tantomeno un'adesione corale degli scrittori italiani ad una corrente letteraria. Non era così in passato. Anche se i decenni che abbiamo alle spalle ci hanno proposto delle personalità che obiettivamente è difficile incasellare in una definizione precisa sotto il profilo della loro adesione a un gruppo, una corrente, anche perché si tratta di autori che hanno vissuto vite a volte anche piuttosto lunghe, nelle quali hanno attraversato stagioni diverse, alle quali si sono in qualche modo adattati. Il primo di questi autori, oggi ne prenderemo in considerazione alcuni molto brevemente, è Alberto Moravia. Le esperienze che contano sono spesso quelle che non avremmo mai voluto fare, non quelle che decidiamo noi di fare, scrive Moravia nella breve autobiografia letteraria. Ora, in effetti Moravia è un autore che, di là del biografia che noi non ricostruiremo qui, è un autore che inizia la sua attività letteraria con un romanzo che desta un grande scalpore e che ancora oggi possiamo considerare probabilmente come il suo capolavoro, e cioè Gli Indifferenti. Gli Indifferenti sono i personaggi di un gruppo familiare che vive in una sorta di bolla all'interno del regime dell'epoca fascista e in cui esprime e mostra il peggio di sé, il cinismo, il disinteresse per ciò che sta fuori dalla loro esistenza piuttosto privilegiata di borghesi. Moravia con questo libro, che contiene anche delle scene crude, in fondo non ripudia del tutto gli schemi del decadentismo. C'è qualcosa di dannunziano anche nel suo, anche negli Indifferenti, ma il punto di vista di Moravia non è la complicità con quell'ambiente, con i suoi personaggi, ma è la denuncia della loro indifferenza, del loro cinismo, della loro irresponsabilità, che Moravia vede come la rappresentazione di un'Italia nella quale appunto il fascismo aveva potuto affermarsi perché di quell'Italia rappresentava la natura più autentica, lo spirito più profondo, le nefandezze nascoste ma più significative. E quello era un pezzo di classe dirigente, di una classe dirigente che teoricamente si sarebbe dovuta ispirare ai principi liberali e che invece si era adattata cinicamente, opportunisticamente a vivere in un'epoca in cui le libertà venivano invece negate, a condizione che si conservassero i privilegi e che si potessero, che questa classe sociale potesse continuare a praticare i suoi vizi, a mostrare i tic che l'aveva sempre caratterizzato.
Moravia non fu unicamente legato a, naturalmente all'esperienza degli indifferenti, visse anche egli il clima del dopoguerra e fu contagiato dallo spirito del neorealismo. Moravia era stato antifascista, aveva dovuto viaggiare all'estero per sfuggire, essendo noto come un oppositore, alle grinfie del regime. Fu anche giornalista e nel periodo del dopoguerra compose alcuni romanzi come La Romana o La Ciociara, da cui venne tratto un film che vinse l'Oscar come miglior film straniero, in cui raccontava, appunto, utilizzando gli schemi del neorealismo, scene, episodi, vicende riguardanti il mondo popolare. Anche qui però, mantenendo sempre viva la dialettica tra la figura dell'intellettuale e il popolo, come nel caso dei due protagonisti della Ciociara, Michele e Cesira, Ciociara che con la figlia andrà incontro a una esperienza tremenda, quella di uno stupro operato ai danni suoi e della figlia da un gruppo di soldati marocchini aggregati all'esercito francese. Poi Moravia scrisse Agostino e continuò a produrre un vasto numero di opere, di racconti, di saggi, di reportage giornalistici, di romanzi. Ricordo uno, Io e lui, in cui Moravia riversa in fondo quelle che sono le sue ossessioni erotiche. E però da questa condizione un significato, un valore di carattere politico. Moravia fu molto influenzato dalla psicanalisi e fu influenzato anche dalle categorie del marxismo, anche se non fu mai in realtà comunista. Il suo interesse per il marxismo era un interesse conoscitivo, intellettuale, non agì mai in funzione come scrittore, in funzione di una sorta di mobilitazione da promuovere, come invece pensavano altri scrittori della sua generazione. Moravia era nato nel 1907, morirà nel 1990, può essere diventato, diciamo così, un personaggio noto alle cronache mondane, oltre che un personaggio attivo sulla scena letteraria e sempre nel mirino dei critici, che non gli perdonarono in realtà poi una certa involuzione intellettuale, diciamo, il fatto che continuava a scrivere, ma senza più la forza, la convinzione e la capacità innovativa che aveva dimostrato nelle prime opere, negli Indifferenti, in Agostino e poi nelle opere del periodo neorealista. Naturalmente noi non approfondiamo qui questa figura, come non approfondiremo le altre figure con cui ci stiamo confrontando, vogliamo solo proporre alcuni spunti. Così come facciamo con il secondo scrittore che prendiamo in considerazione, Elio Vittorini, che nasce da una famiglia di origini modeste, a differenza di Moravia, che invece proveniva da quell'ambiente borghese che conosceva bene e di cui mise in discussione gli atteggiamenti e l'ideologia a partire dagli Indifferenti, e che Moravia vedeva così legato allo spirito del fascismo. Vittorini è un siciliano nato nel 1908, morirà nel 1966 ed è un protagonista della scena letteraria come scrittore, come critico, come traduttore. Fu protagonista di una dura e celebre polemica con Palmiro Togliatti, il segretario del Partito Comunista Italiano, come direttore di una rivista, il Politecnico, si scontrò con quello che allora era un'autorità
rilevante non solo del mondo politico, ma anche della cultura italiana, in quanto appunto molta parte della cultura italiana faceva riferimento al Partito Comunista e il rapporto del partito con i suoi militanti, compresi gli intellettuali, era un rapporto molto stringente. Vittorini rivendicava l'autonomia degli intellettuali di area, diciamo così, rispetto alle direttive del partito, pur avendo ben presente che agli scrittori toccava, ma nella loro autonomia, un impegno di carattere civile. L'opera forse più significativa di Vittorini, le due opere più significative, sono Uomini e No e Conversazione in Sicilia, che rappresenta una eccezione nell'ambito del neorealismo, in un certo senso, così come sono un'eccezione tra gli autori che si ispirano a questa corrente, anche le opere di Italo Calvino e di Cesare Pavese. Possiamo parlare di realismo mitico nel loro caso, cioè di un realismo che non è appiattimento come nel caso di altri autori, per esempio di Pratolini, di cui poi parleremo brevemente. Non è un appiattimento sulla realtà della condizione di vita delle masse popolari, è un realismo che si avvale di immagini mitologiche, che utilizza un linguaggio oracolare, che agisce con un certo distacco rispetto alla realtà che pure viene descritta. E la Conversazione in Sicilia è sostanzialmente un'opera che appunto riporta un dialogo. Per certi aspetti, un dialogo in cui ci sono suggestioni che si possono persino far risalire alle operette morali di Giacomo Leopardi. L'uomo Ezechiele approvò e di nuovo si rivolse all'arrotino. Dunque, disse, il vostro amico sa che noi soffriamo per il dolore del mondo offeso. Lo sa, l'arrotino disse. L'uomo Ezechiele si mise a riepilogare. Il mondo è grande ed è bello, ma è molto offeso. Tutti soffrono, ognuno per se stesso, ma non soffrono per il mondo che è offeso, e così il mondo continua a essere offeso. È evidente che qui c'è un messaggio di carattere civile, morale, persino politico, ma il modo in cui viene espresso non ha niente a che fare con la semplificazione del linguaggio con l'incitamento di carattere politico, ed è un modo di scrivere anche molto distante da quello dell'autore che avevo ricordato prima, di Moravia. Anche qui ci sono nel brano degli Indifferenti, in cui i personaggi si confrontano i loro punti di vista, anche qui c'è un dialogo, ma è un dialogo che si svolge secondo gli schemi tipici della dialettica all'interno di una famiglia borghese, e in un certo senso, appunto, ricorda gli schemi della letteratura decadente. Niente di tutto questo nel terzo degli autori a cui facciamo semplicemente cenno, e cioè Vasco Pratolini, un uomo che molto legato alla sua Firenze, in cui era nato nel 1913, morirà nel 1991, è l'autore di, è forse l'esponente più coerente con i canoni del neorealismo, interpretato in modo schematico, tuttavia. Le sue opere più importanti sono Cronaca familiare, in cui racconta la vicenda del fratello, Cronache di poveri amanti e soprattutto Metello. Pratolini fu anche un collaboratore di registi importanti come Roberto Rossellini per Paisà e come Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, che uscì nel 1960
61, se non ricordo male. Metello è una storia che ha come protagonista un giovane che passa attraverso esperienze e che vive in un contesto popolare, in un quartiere di Firenze, di cui Pratolini si impegna a descrivere le dinamiche più profonde. C'è una mitizzazione del popolo, che qualche volta scade anche nel bozzettismo dialettale, provinciale. È un mondo quello che viene idealizzato e che viene descritto con una profonda adesione al modo di pensare delle persone che vivono lì e alla lingua che queste persone utilizzano. In Pratolini c'è una evidente ispirazione di carattere politica, sociale, antiborghese, che però è, come dire, meno raffinata e più diretta rispetto a quella che si ritrova in Moravia o anche in Vittorini. L'uomo è come un albero e in ogni suo interno levita la primavera che reca nuove foglie e nuovo vigore. È una citazione da cronaca familiare. L'altro autore a cui dedichiamo la nostra attenzione è un autore che molti conoscono anche per averne letto le opere, persino negli anni della scuola media, è Primo Levi. Quando un lettore si stupisce del fatto che io, chimico, abbia scelto la via dello scrivere, mi sento autorizzato a rispondergli che scrivo proprio perché sono un chimico. Il mio vecchio mestiere si è largamente trasfuso nel nuovo. Ora ci sono due Primo Levi. Quello più noto è certamente l'autore di Se questo è un uomo, che racconta la sua esperienza di deportato dai tedeschi nel lager di Auschwitz. Levi veniva da una famiglia della buona borghesia ebraica, si era laureato in chimica nel 1941, morirà suicida nel 1987 a Torino. Levi fa scoprire agli italiani, introduce un tema che fino ad allora non era stato noto, non aveva interessato neanche gli scrittori del neorealismo che erano concentrati sulla situazione italiana di allora. Nel 1947 pubblica Se questo è un uomo, è la narrazione drammatica della vita nel campo di Auschwitz, viene conosciuta da tutti, diciamo così. Però attenzione, anche in questo caso sarà soprattutto da partire dagli anni 60 che quest'opera si diffonderà, avrà un eco nell'opinione pubblica del nostro paese, perché per molto tempo ciò che era accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale era stato sottovalutato, ignorato, trascurato. Le urgenze della Guerra Fredda, lo scontro tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti e i loro rappresentanti, diciamo così, in Italia, aveva finito per oscurare quella vicenda. Levi la riporta alla nostra attenzione, ci ritornerà con La Tregua, che è un'opera del 1963, in cui descrive il ritorno dei deportati verso i loro paesi, verso l'Italia, in modo particolare, e poi ci ritornerà ancora alla fine della sua vita, nell'86, con I sommersi e i salvati, che ha la struttura di un saggio ed è un'opera drammatica, perché Levi si interroga sulle ragioni per cui alcuni sono stati uccisi, sono morti ed altri ce l'hanno fatta. E il fatto di essere tra i salvati e non tra i sommersi, genera in lui un complesso di colpa, un senso di colpa molto forte. Forse siamo stati conniventi addirittura, non eravamo abbastanza ostili, considerati abbastanza pericolosi nei confronti di
dei nazisti per il fatto di essere ritornati nel nostro paese da vivi. E quindi Levi riversa in questo libro un'inquietudine molto profonda, che sarà la ragione poi, l'anno successivo, del suo suicidio. Ma, come abbiamo visto nella sua citazione, Levi era autore anche di altre opere notevoli. Il sistema periodico del 75, La chiave a stella, davvero un ottimo libro, del 1978, già il titolo è molto suggestivo, in cui la sua formazione culturale, il suo lavoro di chimico diventano oggetto e spunto di di storie che Levi costruisce in un modo diverso rispetto a quello della memorialistica che caratterizzava le tre opere legate alla sua esperienza di deportato ad Auschwitz. Giuseppe Tomasi di Lampedusa è invece un nobile, è un principe siciliano. Era nato nel 1896, muore nel 1957, e il suo libro, Il Gattopardo, viene rifiutato da Vittorini, allora responsabile, direttore editoriale della casa editrice Einaudi, viene rifiutato dalla casa editrice Mondadori, viene invece considerato con interesse da Giorgio Bassani, che lo fece pubblicare presso Feltrinelli. L'anno dopo la morte di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo diventa un caso letterario. È un racconto che è ambientato in Sicilia all'epoca della spedizione di Milano nel 1860 e descrive la dialettica tra i due protagonisti, il vecchio principe di Salina, il Gattopardo, e il giovane brillante nipote Tancredi. C'è un clima di effervescenza nella Sicilia in quel momento e la nobiltà, le classi dirigenti siciliane, aristocratiche, si interrogano sull'atteggiamento da tenere nei confronti di Garibaldi e della prospettiva di un'unificazione italiana e fanno una scelta che poi peserà nella storia successiva, in realtà del nostro paese, e cioè aderiscono a un motto che viene espresso dal nipote, dal principe, da Tancredi. Il passo vigoroso faceva tinnire i vetri dei saloni che attraversava, la casa era serena, luminosa e ornata, soprattutto era sua. Scendendo le scale capì: se vogliamo che tutto rimanga com'è, gli aveva detto lo zio, se vogliamo che tutto rimanga cos'è, tutto rimanga com'è, deve cambiare tutto. Al posto di Borboni ci inchineremo di fronte al nuovo re d'Italia. L'importante è che gli equilibri sociali, le categorie culturali che hanno sempre caratterizzato quel mondo non vengano modificate. Se ci opponessimo ci sarebbe forse questo rischio, se invece ci adatteremo sapremo essere protagonisti anche del nuovo che avanza e quindi essere inseriti, rimanere una classe dominante o dirigente anche in una Sicilia annessa al Regno d'Italia. L'ultimo autore, Leonardo Sciascia, è l'autore che amo particolarmente, nasce nel 1921 a Racalmuto, in provincia di Agrigento, da una famiglia piccolo borghese, morirà nel 1989 a Palermo, dopo aver compiuto anche alcune scelte di carattere politico, avvicinandosi al Partito Comunista Italiano e al Partito Radicale, polemizzando con alcune scelte compiute dalla politica in Italia, è stato anche autore della relazione di minoranza nella Commissione Moro sul caso del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro,
si è occupato anche di alcuni casi misteriosi, come la scomparsa di Ettore Majorana, grande fisico collaboratore di Ettore Fermi, o i pugnalatori, ma diciamo così, a me interessa soprattutto come narratore, l'autore del Giorno della Civetta, da cui anche in questo caso se ne è tratto un film di successo, che per la prima volta pone di fronte all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della mafia. Siamo nel 1961, inizia qui la carriera letteraria di Sciascia, che si esprimerà poi con un'altra serie di opere significative, da ciascuno il suo, il contesto, Todomodo, Porte aperte, Una storia semplice. Sono libri che mettono insieme generi diversi, spesso la struttura è quella di un romanzo giallo, ma non sono mai intrecci fini a se stessi, quelli che Sciascia propone nei suoi romanzi. Sono animati da una convinzione profonda: la verità è nel fondo di un pozzo. Lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna, ma se si butta giù non c'è più né sole né luna, c'è la verità. C'è un'ispirazione fortemente illuministica, disincantata, una tensione morale e civile molto forte che rifiuta di acquietarsi nello stesso impegno politico, nello stesso impegno civile. La verità è qualcosa che sta sempre sul fondo, nel fondo del pozzo. L'importante è farsi guidare da una ispirazione umanistica, dal garantismo nei confronti dei poteri che rischiano, come quello della giustizia, secondo Sciascia, di travolgere gli uomini e di difendersi dalle perversioni della politica. L'opera più dura di Sciascia è Todomodo, 1974, da cui viene tratto un film girato dal regista Elio Petri, in cui viene descritto un convegno della Democrazia Cristiana. Ci sono, insomma, molte cose che si potrebbero dire su Sciascia che non abbiamo il tempo di dire, ma che saremmo pronti a sviluppare nella nostra lezione conferenza in diretta. La prossima volta ci occuperemo di Pavese, di Pasolini e di Carlo Emilio Gadda.